Ciao, in questa puntata vi racconterò il bel racconto Chucky di John Wyndham. Il racconto di fantascienza in inglese l'ho tradotto io personalmente da Amazing Stories. Su questa rivista, infatti, gratuitamente disponibile in lingua inglese nel numero di marzo del 1963, reperibile in PDF, questo testo di fantascienza che io l'ho omaggiato con una traduzione in italiano e poi l'ho pubblicato direttamente sul mio blog in 4 puntate da settembre 2020 fino a dicembre 2020. Il racconto, infatti, pur essendo bello e notevole, era però troppo lungo per essere tradotto e collocato in un intero ebook della collana JDub, quindi l'ho dovuto spezzare, a mio avviso l'ho dovuto spezzare in 4 puntate. Questa versione però di podcast l'ho trasformato in audiobook e lo potete ascoltare. Bando alle ciance e buon ascolto. Ciao. Prese la parola mia moglie Mary. All'inizio, quando è emersa questa storia di Chucky, avevamo deciso io e David di non interferire nelle fantasie di Matthew. Speravamo che, come Piff, l'amico immaginario di Betty, poi anche Chucky svanisse. Ma la situazione si sta facendo seria. L'entità non svanisce. È per questo che abbiamo pensato ad avere un suo consulto informale, professor Landis. Landis disse: come ho detto, ciò che è reale, quanto me, voi oppure Matthew. È un po' come un amico di Matthew, il quale passa a trovarlo solo quando Chucky ha interesse, oppure quando è possibile per Chucky contattare Matthew. Ma altre volte è Matthew che telepaticamente chiama Chucky, il quale provvede subito a fargli conto e risolvere i compiti di scuola di Matthew. È una simbiosi di informazioni, Chucky e Matthew si scambiano informazioni. Landis andò via. Mary ed io eravamo in cucina a riassettare i piatti e i bicchieri. All'improvviso Mary disse: domani non manderò a scuola Matthew, lo voglio portare dal dottor Aycott per una visita medica. Voglio un altro parere medico. Non ho niente in contrario, ma il professor Landis è indubbiamente più preparato del dottor Aycott, che in fondo è solo un medico condotto. Abbiamo già avuto il parere di uno specialista, dissi. Dave, disse Mary, mentre smise di asciugare i piatti, fissandomi negli occhi. Dobbiamo aiutare Matthew ad uscire da questa cosa. Mary, sicuramente dobbiamo aiutare Matthew, risposi mentre chiudevo il rubinetto dell'acqua del lavello di cucina. Ma non dobbiamo presumere che questa simbiosi mentale che Matthew ha con Chucky, che è un'entità aliena, sia necessariamente un legame maligno. Al momento Chucky non ha portato elementi negativi. Certo, ci sono cose strane ed inusuali, la situazione non è normale. Ma hai sentito cosa ha detto il professor Landis? La cosa è molto interessante. Se non fosse interessante, sarebbe una normale patologia mentale. Questa simbiosi informativa è una specie di contatto mentale, ma ha sicuramente una base tecnologica che a noi ne sfuggono i principi scientifici e scambiamo per telepatia. Ma in ogni caso Matthew non ha nessuna patologia psichiatrica o psichica. Il professor Landis vuole studiare Matthew e Chucky non ha interesse ad aiutare Matthew ad uscire da questa cosa, esordì Mary sbuffando. Io non avevo voglia di mettermi a discutere con mia moglie, scossi la testa e non le risposi. I rapporti di Matthew e Chucky con il professor Landis erano ottimi, io speravo che da questa cosa ne potesse uscire un modo per risolvere il problema. Mia moglie Mary non vedeva invece di buon occhio le chiacchierate di Matthew e Chucky con Landis, perché era convinta che non ne sarebbe mai uscito niente di buono per Matthew. Un mese dopo, una sera, Mary venne nel mio studio di casa e mi porse dei disegni. Erano degli acquarelli che aveva fatto Matthew.
Poi Mary ebbe a sedersi con le mani conserte. In silenzio attendeva il mio parere. I primi due disegni erano la vista dall'alto della nostra città e della nostra casa, con una strana prospettiva, quasi che fossero stati osservati da un aereo in alta quota oppure dallo spazio. La cartografia era perfetta, la controllai con la mappa della città. Poi c'era uno strano vaso con dei fiori che nessun botanico avrebbe saputo dire che tipo di pianta avrebbe potuto essere, dato che aveva i rami spigolosi e foglie blu. C'erano poi disegnati su un prato, che era identico al nostro giardino di casa, delle figure umane stilizzate spigolose di forma maschile e femminile che poggiavano sulla linea retta verde che rappresentava l'erba del giardino. Io non sapevo che dire. Così dissi: secondo te questi disegni che ha fatto Matthew sono cosa buona? Sì, disse Mary, la raffigurazione della nostra famiglia è conforme con i disegni di un dodicenne. La linea del terreno verde indica stabilità, ma quei primi due acquerelli, quelli con la vista dall'alto, nessuno alla scuola di Matthew ha fatto cose così. Nemmeno la maestra ha insegnato mai la prospettiva. Quei due acquerelli non sono cose di Matthew, concluse Mary. Non volevo ritornare sul discorso se tra Matthew e Chucky c'era una possessione mentale, oppure, come aveva detto Lennis, era una simbiosi informativa di Chucky e Matthew. Ma indubbiamente i due acquerelli sembravano davvero delle foto aeree o satellitari della nostra città, quanto della nostra casa. Chiamai Matthew per discutere dei disegni con lui. Matthew, li hai fatti te questi bellissimi acquerelli? Sì, babbo, rispose pronto Matthew. Anche questi due? Gli chiesi allungandogli i due disegni con la vista satellitare. Beh, stavo cercando di disegnare cose con un punto di vista insolito e Chucky mi ha fatto vedere queste cose ed io ho cercato di rappresentarle nel migliore dei modi possibili, quello che ho visto disegnando con gli acquerelli. Hanno sorpreso la maestra Miss Soames, che mi ha dato un bel voto, disse Matthew. Mary strinse Matthew e gli diede un grosso bacio, poi lo fece sedere sulle ginocchia. Molto bene, Matthew, dissi. Poi aggiunsi: ti ricordi com'è accaduto, quando e come hai visto queste cose che poi hai disegnato? Era a scuola, la maestra Miss Soames non si curava molto nei miei disegni, anche ciò che diceva che i miei disegni non erano niente di speciale, perché non guardavo le cose dal punto di vista corretto. Così Chucky ha proposto di fare una prova. Chucky avrebbe guardato dove ero, mentre io avrei provato a disegnare quello che Chucky vedeva. Per farlo, dovevo non pensare a niente e così, un minuto o due, poi mi sono rimesso a dipingere ed ho fatto questi due disegni. Adesso è più facile, ti basta prendere un foglio e delle matite e non pensare a niente, così poi dopo un paio di minuti posso disegnare cosa Chucky vede. Mary esordì: Matthew, tesoro mio, ma questa cosa accade quando vuoi, anche quando non vuoi? No, rispose Matthew, accade solo se lo voglio io. Infatti devo smettere di pensare, devo non pensare a niente, e poi sono io che devo dire a Chucky che voglio disegnare cosa vedo. Ho capito, rispose Mary, mentre aveva il volto decisamente più sollevato. Poi mia moglie aggiunse: Matthew, pensi che questa cosa sia una cosa buona per te? Non lo so, però sono disegni divertenti da fare e poi sono disegni molto più belli di quelli che faccio io, rispose Matthew. Matthew ci diede la buonanotte, poi corse in camera sua a dormire. Questa cosa non mi piace, disse Mary, che poi aggiunse: sembra che Chucky stia tentando di prendere il controllo di Matthew. Non direi, risposi, anzi direi che Chucky è piuttosto empatico. Quando Matthew ha bisogno e lo chiama, Chucky è sempre disponibile ad aiutarlo. E se Matthew non vuole disegnare una cosa che Chucky vede, Matthew non la disegna. Inoltre questa cosa è uscita fuori solo perché Matthew si è lamentato con Chucky del fatto che la maestra Miss Soames non riteneva i disegni di Matthew sufficientemente belli. Chucky ha quindi provveduto per stupire la maestra con una prospettiva davvero insolita. Una prospettiva dall'alto, dallo spazio, oppure una vista dall'alta quota della nostra città e della nostra casa.
Questo è quello che ci ha raccontato Matthew, perché è quello che pensa Matthew. Ma potrebbe non essere così, rispose Mary con un tono puntito. Provai a sedare i timori di mia moglie. Matthew era sano di mente, c'era soltanto un amico alieno di nome Chucky, che era dotato di una tecnologia che a noi appariva quasi magica, che ogni tanto compariva nella vita di Matthew, facendo domande, dando risposte e facendo disegni. A parte questo, Matthew era in salute, mangiava, correva, giocava con i suoi amici. Niente era cambiato nei suoi rapporti sociali con il suo gruppo d'amicizie. A scuola Matthew svettava nei voti, essendo diventato in pochissimo tempo il genio della classe. Ma noi sapevamo che non era Matthew a fornire le risposte ai compiti difficili che gli era chiesto di svolgere, ma Chucky che lo faceva per lui. Per le vacanze estive della scuola prendemmo in affitto un cottage a Bongoch, nel nord del Galles, assieme alla famiglia Deacon. Joe e Phyllis erano due nostri vecchi amici con due figli quasi della stessa età dei nostri. Anche a loro piaceva andare a Deacon. Deacon era un luogo sul mare, ma privo di barche. Il luogo si riempiva in modo stagionale di turisti che pescavano o gironzolavano sulla grande spiaggia di sabbia, mentre l'alta e la bassa marea scandiva le ore del panorama della zona turistica. Lungo il bello e grande estuario c'erano delle dolci e basse colline verdi, con vecchie miniere, tutte chiuse, dove le famiglie andavano a passeggiare con figli e i cani lungo i sentieri. Andò tutto alla perfezione sino al lunedì della seconda settimana. Io e Mary eravamo andati a cena fuori. Tornammo verso le 22 e capimmo subito che qualcosa non era andata bene. «Va tutto bene», disse subito Phyllis Deacon. «È successo un piccolo incidente, ma niente di grave. David e Betty erano vicino al fiume sul pontile allora prima di cena. È passato il motoscafo del colonnello Summers. Il battello andava troppo veloce ed una grossa onda ha sbattuto contro il pontile. Il pontile si è rotto, i due bambini sono cascati in acqua. Summers ha fermato la barca e si è avvicinato per soccorrere i bambini. Pensava che David non sapesse nuotare, proprio come Betty che annaspava. Stava per lanciar loro delle ciambelle di salvataggio quando David ha dimostrato di saper nuotare molto bene, aiutato e soccorso Betty, e proprio non sapeva nuotare, l'ha trasportata vicino alla riva come un bagnino provetto. Poi i bambini hanno ripreso a giocare con i piedi, il fondale, sono poi così usciti con le loro gambe dal fiume. Noi e Mary ci guardammo in viso, eravamo sbiancati. David è davvero un ottimo nuotatore, aggiunse la signora Phyllis. Non sapevo che fosse così bravo e forte, comunque il colonnello Summers, sentendosi colpevole, ha deciso di insegnare a nuotare ai bambini. Pagherà loro un corso di nuoto e poi si adopererà per far dare al comune di Deacon una grossa medaglia premio a Matthew per aver salvato Betty. Corremmo in camera di David ed io non potevi fare a meno di chiederglielo. David, come hai fatto se non sapevi nuotare nemmeno te, non avendo mai imparato a nuotare? Lo so, babbo, rispose David ridendo, ma ciò che sa nuotare. Raccontami tutto, dissi. Ero caduto in acqua, avevo paura, annaspavo e non respiravo, non stavo a galla, bevevo tanta acqua, ero nel panico. Allora Chucky mi ha detto di non aver paura, poi mi ha detto di non irrigidirmi in acqua, ma Betty urlava, era più lontana dalla riva di me. Betty annaspava ed urlava e non stava a galla, stava bevendo tanta acqua, perché nessuno di noi due riusciva a toccare con i piedi il fuoco. Allora Chucky mi ha detto di fare come quando disegnavo, non dovevo pensare a niente. E ho fatto così, ho subito imparato a nuotare, così poi ho aiutato Betty a stare a galla e poi l'ho trasportata in acque basse, dove poi mettendo i piedi in terra siamo usciti dal fiume sani e salvi con le nostre gambe. Quindi hai imparato a nuotare perché Chucky te lo ha insegnato? Chiesi. No, è Chucky che nuotava, ci ha salvato, sia me e Betty, rispose David.